Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile equipaggiato video. Oggi parliamo di un tema che torna spesso fuori nei nostri video, ovvero GNG. Ne parliamo Sì, perché di GNG ne parliamo spesso e non è un segreto che i suoi fucili di fascia economica non ci stiano troppo simpatici e tendiamo a preferire consigliarvi di acquistare Evolution. C'è stato anche un periodo in cui il meme del CM16 Rider appestava la sezione commenti e tutti quanti mi continuavano a chiedere se quella o questa piattaforma fosse effettivamente la migliore. Non riportiamola in auge, per favore. Ecco che oggi andiamo a parlare di una serie di mitragliette che ovviamente ci piacciono parecchio, non è un segreto neanche questo che le mitragliette ci piacciono molto, che però sono prodotte da GNG. Capiremo insieme infatti l'evoluzione che c'è stata dal primo ARP9 recensito tanto tempo fa sul canale fino ad arrivare a il molto più nuovo MCX9. Fatta la miniatura per il video, non resta che prepararci a questo incredibile viaggio all'interno delle mitragliette GNG con la sigla. Sigla. Partiamo quindi da il papà delle nuove due mitragliette prodotte da GNG negli ultimi anni, ovvero la RP9. Presente anche in versione 5.56, quindi con il caricatore da M4 a R15 standard, questa mitraglietta ha fatto parlare tanto di sé perché è stata una favorite, una most wanted dal pubblico per tanto tantissimo tempo. Tra l'altro il qui presente ne possiede una super pimpata e devo dire che dopo averla modificata altamente, e con altamente intendo dire altamente, posso dirmi pienamente soddisfatto del risultato delle prestazioni in campo. Una cosa che mi ha sempre fatto molto ridere è che, per quanto questa mitraglietta sia fatta bene, non sia niente di che. Infatti il suo prezzo è abbastanza economico. Troviamo un body upper e lower completamente in polimero e una impugnatura sicuramente ben fatta in alluminio. Quindi tutto il resto del fucile, a parte ovviamente questo calcio PDV, è fatto in ABS plastica, detto in maniera brutta. Ovviamente non plastica plastica, ma così è. E per quanto riguarda gli interni, non vanta niente di incredibile, se non ovviamente, motivo per cui è stata molto molto criticata in senso positivo, il fast trigger e l'ETU, quindi una centralina da grilletto elettronico per andare ad aumentare la velocità di fuoco. Per il resto questa replica non ha niente di diverso, ovvero troviamo sempre ovviamente il sistema pop, non troviamo l'hold open, quindi se lo andiamo a mollare questo ci molla e troviamo semplicemente un sistema pop sicuramente rotativo ben fatto, ma ripeto, niente di che. Quindi perché questa mitraglietta è stata così amata dai fan? Beh, molto semplice, perché era possibile andarla a customizzare in modo indefinito, quindi senza una fine. Certo, perché tra inserti oro, tra centraline varie che si potevano andare ad aggiungere, paramano e chi ne ha ne metta, questo affare poteva veramente passare da una mitraglietta normale a qualcosa di molto, ma molto più incredibile. Sfruttando quindi la fama della RP9, che era stato apprezzato tantissimo dai fan e che ne avevano comprato una moderata quantità, GNG, dopo un bel po' di tempo, quindi ha proprio munto la mucca finché poteva, ha buttato fuori anche il PCC45. Questa replica è una versione un pochino più arrabbiata, un pochino più realistica anche se vogliamo, della RP9. Infatti la base è inferiore, quindi il castello inferiore, è letteralmente identico alla RP9. Quello che è stato modificato su questa replica, oltre ovviamente ai componenti esterni, come il caricatore sempre monofilare ma con questi colpi da 45 ACP, sostanzialmente al posto del 9 mm della RP9, sempre calibri finti, ovviamente un paramano più lungo e un calcio abbattibile molto ben fatto, devo dire, che ricorda quello dell'MP5, è andata a fare anche tante modifiche interne, migliorando una base RP9 molto semplice che i fan avevano lamentato. Ecco che all'interno di questa replica troviamo un MOSFET upgraded di quarta generazione, un gearbox G2 e una serie di altri accorgimenti per quanto riguarda la meccanica interna. Niente di incredibile, però insomma si è lavorato non solo sull'esterno ma anche sull'interno. Un'altra feature che ho particolarmente apprezzato è che in questa replica è stato introdotto un sistema di armamento sostanzialmente dell'arma, quindi di apertura dell'otturatore a corna di cervo, come vedete questo sistema qui, che quindi permette di andare ad aprire l'otturatore, che è tra l'altro con ball catch funzionante e con sgancio ambidestro, quindi potete andarlo a sganciare sia da una parte che
dall'altra senza alcun problema. Tutte queste features, per quanto chi abbastanza patito di mitragliette le ha apprezzate, non sono state sufficienti a convincere i fan. Perché sì, certamente è stato cambiato parecchio, sono state aggiunte delle cose che fan del realismo hanno apprezzato, ma questa mitraglietta, a mio avviso, non ha venduto come doveva. Ecco perché GNG ha deciso di prendere questa base, fin troppo ingombrante per essere una mitraglietta da utilizzare in CQB, e ha deciso di upgradarla, di modificarla con la sua ultima e più nuova versione, che probabilmente alcuni di voi la conosceranno, però io nel dubbio devo creare suspense. Non ci sto a girare troppo intorno, l'MCX9. Questa replica l'abbiamo recensita già varie volte e a mio parere è letteralmente il passo indietro che va a correggere il passo semifalso, se così vogliamo definirlo, che GNG aveva fatto con il PCC45. Non rifarò la battuta su CCP45 perché non mi sembra il caso, anche la maglietta rossa c'è appena stato il 25 aprile, non vorrei che qualcuno di voi si fomentasse. Ecco che con questa piattaforma GNG fa un passo indietro, ma allo stesso tempo ne fa uno avanti, a mio parere, perché torniamo al caricatore da 9 mm, sempre ovviamente finto, non realistico, che però è più comodo e meno ingombrante rispetto agli altri che erano invece molto più lunghi, parlo di quelli dei 45 mm del PCC45, e va ad accorciare tutte le dimensioni, mantiene quelle features che i fan avevano adorato, tipo questo sistema a corda di cervo, il ball catch funzionante con sgancio ambidestro già visto nello scorso modello, il selettore di fuoco ambidestro, tutte le robe che abbiamo visto sull'altro, e ne va invece a potenziare delle altre. Vedi il calcio abbattibile molto migliore del PDV che trovavamo sulla RP9, che allo stesso tempo può tenere all'interno le batterie con il cavo e che permette ovviamente di essere abbattuto, perché i cavi passano qui dentro, quindi un calcio abbattibile dove le batterie stanno qui dentro, quindi non le dovrete mettere all'interno del paramano. Il corpo rimane in polimero, c'è però una fattura migliore sia dell'upper che dell'over receiver e un paramano in alluminio. Il paramano non è cambiato tanto, troviamo comunque degli agganci QD e tutta una serie di tasti e leve che i fan hanno apprezzato. Personalmente però, a parte tutti questi elementi già visti come impugnatura, fast trigger, sganci, leve, QD e il resto, quello che mi ha colpito sono stati gli interni, che a questo giro sono stati curati ancora di più, andando effettivamente a porre questa mitraglietta nella fascia alta delle mitragliette che io comincio a prendere in considerazione. Scopriamo perché. Si era piantato tutto per un secondo, quindi se l'inquadratura è leggermente spostata vi chiedo scusa. Ad ogni modo, come dicevo, a parte tutte le modifiche esterne incredibili che sono state aggiunte all'MCX9, anche per farlo diventare un fucile di fascia più alta, ovviamente, non parlo solamente del calcio, per quanto sia comodo, se volete approfondire questa cosa qua trovate la recensione in descrizione. Infatti su questo modello non troviamo il solito ETU normale, ma troviamo un EETU, quindi un grilletto elettronico con il suo sistema interno tutto modificato, tutto prestante, ovviamente un pochino più forte rispetto ai modelli precedenti, sempre il grilletto dritto, ma questo è meccanico, ovviamente è l'ETU che fa la differenza, un cambio molla rapido, finalmente GNG, grazie mille, quindi potete andare a cambiare la molla in maniera semplice e veloce, e cilindro in acciaio, boccole 8 mm, tutte altre cose interne che fanno sì che questo oggettino non sia l'ennesimo GNG magari appariscente negli esterni, poi per quanto mi riguarda, però il solito GNG appariscente negli esterni con però degli interni veramente poco affidabili. Trovo che con quest'ultimo modello si siano superati, perché al netto del fatto che possa piacere o non piacere come estetica, è ergonomicamente molto più comodo della versione 45, molto più ingombrante e diciamo sproporzionata per una mitraglietta, perché è veramente molto grosso, non vuole essere né un fucile corto né altro, soprattutto questo calcio che ovviamente si può andare a cambiare, ma per me è veramente enorme. Buono da modificarsi, calibro 45 su una mitraglietta non mi fa impazzire personalmente e trovo che sia veramente troppo grosso. Per quanto mi riguarda, infatti, la RP9, che rimane una delle mitragliette da soft air effettivamente, se moddata in maniera intensa, migliore, è stata finalmente ammodernata, modificata per far sì che un nuovo contendente entrasse sul mercato, ovvero l'MCX9, che la va a espandere e migliorare in maniera abbastanza importante. Non sto qui a fare una conclusione finale infinita, anche perché molte delle cose che devo dire ve le ho dette al finire della sequenza precedente. Quello che vi posso dire è che esteticamente la RP9 a me non piace stock così, infatti il mio è completamente diverso. Il PCC45 è sì bello, ma completamente poco ergonomico e poco funzionale se parliamo di mitraglietta da soft air, ovviamente visto che non hanno veramente un calibro 45 ma sono tutti palline 6 mm, quando lo si va a modificare
può essere interessante, sì Rico, sto guardando te, ma veramente molto interessante. E invece MCX9 per me tocca veramente un apice molto molto importante, niente a che vedere con l'MPX, mettetevelo in testa, non è per niente paragonabile alla mitraglietta di Sig Sauer, però visto che in questo periodo si parla tanto di mitragliette, ci pareva opportuno fare anche un bel parco opzioni di GNG. Ovviamente trovate tutto linkato in descrizione, nel caso queste mitragliette vi piacciono. Non volevo ripetere demolire il PCC45, semplicemente se miro al realismo, e so che a molti di voi non frega assolutamente niente, è una bellissima mitraglietta anche come ergonomia, se volete, se non la volete prendere come mitraglietta ma la volete prendere come fucile e basta. Ovviamente queste erano le mie opinioni sia su GNG sia su altre cose, quindi siete liberissimi di non essere d'accordo e di farmelo sapere nei commenti in maniera pacata, civile e con discussione che portino al dialogo e non alla rottura di coglioni. Io vi ricordo che oltre ai link di tutta questa attrezzatura in descrizione trovate il link anche del Monopoly Software Shop, il negozio che lavoro, che rappresento e che vi permette di acquistare attrezzatura da software a ottimissimi, incredibili prezzi. Inoltre ci sono anche i nostri Instagram, veniteci a seguire su Instagram perché mercoledì e giovedì pubblichiamo degli incredibili sondaggi che vi permettono di farci un sacco di domande, sapere cosa c'è di nuovo, eccetera, eccetera, eccetera. Detto ciò, io vi torno a ringraziare per il vostro gentilissimo tempo che mi avete dedicato e che io ho dedicato a voi, è un do des. Qui da Red è tutto, io vi auguro un buonissimo weekend, un bellissimo sabato, un gioioso Natale e come al solito, stay angry!